Oggi disegnerò due personaggi appartenenti alla serie Yattaman, Ganchan e Jeanette, conosciuti anche come Yatta 1 e Yatta 2. Anche se, diciamoci la verità, i più divertenti sono il trio Medusa, infatti la prossima volta disegnerò proprio il trio Medusa. E Yattaman appartiene alla serie Taimbokan, prodotta dalla Tatsunoko, ed è la seconda delle serie Taimbokan, ma è anche quella più famosa, quella più conosciuta. Nonostante tutte le serie siano unite dalla stessa formula, perché su per giù sono abbastanza ripetitivi, e abbiamo tra la serie Taimbokan la macchina del tempo, Yattaman, Zenderman, abbiamo i predatori del tempo, Calendar Man, e le ultime due serie che purtroppo non sono arrivate in Italia, i Patsuman e i Tadikaman. Scusatemi, cerco di leggerli e pronunciarli al meglio possibile, anche se sembrano degli scioglilingua. E all'epoca gli anime un po' più popolari erano anche quelli un po' più seriosi, non so, del genere mecha, ma anche quelli stessi realizzati dalla Tatsunoko, tipo Kyashan o magari Tekkaman, insomma, queste serie comunque affrontavano degli argomenti e delle trame abbastanza drammatiche, oltre che avventurose, belle, perché comunque a me sono piaciute e piacciono, però comunque diciamo che erano un po' più drammatiche. E quindi la Tatsunoko ebbe un'idea, e secondo me un'idea geniale, per rompere un po' questi schemi e portare una parodia di eroi, e realizzarono così la prima serie Taimbokan. Ci fu un buon riscontro e quindi hanno utilizzato, come vi ho già detto prima, poi sempre lo stesso schema ripetitivo, dove c'erano i protagonisti, di solito due più un robottino, e spesso questi viaggiavano nel tempo, anche per questo c'è questo titolo Taimbokan. I protagonisti si dovevano scontrare con un altro gruppo di nemici, che di solito erano composti da tre o da quattro membri, ed erano anche quelli più simpatici, sì, magari un po' goffi, un po' sfigati, però alla fine erano divertenti, e diciamoci la verità, tutti tifavamo il trio Medusa o gli omonimi che appartenevano alle altre serie. Comunque erano delle serie divertentissime, io ricordo che da bambino le vedevo sempre, mi tenevano tanta ma tanta compagnia. Nel frattempo ho realizzato i due personaggi con la matita e ho preso il marker e inizio così a ricalcare tutte le linee. Poi questa volta, visto che ho un po' più di tempo, li colorerò, però li colorerò con delle matite colorate. E ritornando di nuovo al trio Medusa, era molto divertente anche quando alla fine non riuscivano con la loro missione, e quindi il dottor Docrobay li puniva, e alla fine avevano sempre tutti i vestiti bruciacchiati e con qualche parte, qua mi riferisco al loro capo femminile, e si intravedeva sempre qualcosa, in fondo lo vedevamo anche per questo, dai. Ho completato comunque tutto il disegno e ho cancellato le linee con la matita. Ora prendo le matite colorate e inizio a colorare i due personaggi. I due perfettini, ovviamente, tutti e due biondi, secondo i canoni classici della bellezza, e occhi azzurri. Però anche Miss Dronio era bionda, però aveva gli occhi verdi, se non erro, sì. Comunque la prossima volta disegnerò proprio il trio Medusa, tutti e tre. Inoltre, se vi va di approfondire la serie Taimbokan Yattaman, trovate un video dedicato sul nuovo canale. Se ancora non vi siete iscritti, vi consiglio di farlo. Iscrivetevi anche a questo canale se non l'avete fatto. E sono anche curioso di sapere quale serie Taimbokan era la vostra preferita. Fatemelo sapere nei commenti. Il disegno è completo, non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!